Daniela Santanchè, imprenditrice di Fratelli d'Italia. Buongiorno, ben trovata da Santanchè. Santanchè, la devo rassicurare che lei era una preoccupatissima dalla storia di Immuni, la privacy. Ho appena fatto tutte le domande del caso al professor Crisanti sul tema dell'app che lui ha proposto. Ha detto che non c'è alcun problema, lo fanno in Inghilterra, come lei sa, è un paese super liberal, non c'è, quindi lo fanno lì, non deve preoccuparsi della privacy lei. Io invece mi preoccupo molto e sono fortemente contraria che dobbiamo vivere tutti tracciati attraverso, voglio dire, sia da un punto di vista monetario, nel senso carta di credito, adesso ci manca pure che dobbiamo essere tracciati negli spostamenti. Sono assolutamente contraria a tutto questo. Credo che dobbiamo attenerci a quello che è il Green Pass europeo, perché trovo che sia giusto che ci sia a livello europeo, soprattutto anche per la questione del turismo, perché non possiamo certo dare degli svantaggi a tutte le persone, a tutte le aziende che lavorano nel mondo del turismo e non solo, ma sono fortemente contraria a tutto quello che lede la mia privacy, la mia libertà. Già sanno tutto quello che spendiamo attraverso le carte di credito, già con i telefonini, comunque la geolocalizzazione e quant'altro. Io credo che per circolare in Italia basta quella che si chiama carta d'identità, punto. Allora, vedo che